Gli ha tirato sto scaldabagno, raga, gli ha tirato sto scaldabagno Mimmo Criscito all'ultimo secondo, bomba, palo, gol. Tra l'altro io proprio quando ho visto Mimmo Criscito che prendeva la rincorsa e che ha calciato, ho detto ecco, è finita per la Lazio. Io romanista sono abituato a ste cose, ogni volta che vedo l'ultima azione, palla che esce fuori da calcio d'angolo piano piano, lì ci purgano sempre, palo, gol, e Mimmo Criscito porta a casa 3 punti fondamentali per il Genoa, e i 3 punti fondamentali li perde la Lazio per la corsa Champions. Innanzitutto devo capire se abbiamo la ricompra per Sanabria, perché alcuni dicono sì, alcuni dicono c'è cioè, solo a futura rivendita, qualcuno dice ancora vostro. Cioè, se capisce niente, qualcuno qua sotto me lo scriverà senza informarsi. Ovviamente mi dirà era così, anche se poi non si sarà oggettivamente informato. Comunque, al di là di questo, Badel ispiratissimo oggi, dopato probabilmente, ma ispiratissimo. Prima ha fatto un gol bello, poi ha preso quella traversa, ragazzi. Proprio si è coordinato che Messi sposta proprio, no, a parte gli ispiratamente, raga, coordinazione precisa, piede d'appoggio. Gamba piantata per terra, l'altra gamba che ha fatto questo movimento balistico, collo pieno, palla a giro che va a colpire la traversa con Radu, Jonas Radu che si butta proprio per rendere il tutto ancora più bello. Stracoscia, devo capire se veramente, non lo so, raga, Stracoscia, boh, è un po' strano a dire la verità. Stracoscia, a parte oggi non poteva fare niente, in nessuno dei due gol poteva fare nulla. Incolpevoli, sia sul primo che culo, diciamocelo, perché sono romanista, ovviamente speravo in una debacle della Lazio, perché ovviamente mi sta lì attaccata al culo e devo sperare che non vinca. Però, raga, il primo gol del Genoa, ma che fortuna! Cioè, il giocatore che spazza addosso a Sanabria e il pallone prende Sanabria e praticamente va in una posizione dove veramente Stracoscia non poteva nulla. E poi arriva lo scaldabagno che gli ha tirato Mimmo Criscito da fuori area. Lì veramente, raga, uno alza le mani e dice fermate. Ma queste sono partite che vanno un po' così. Per la Lazio sono 3 punti persi, perché è vero che andare a Genova non è mai facile. Però va detto anche che adesso la Lazio deve correre, soprattutto dopo che il Milan ha vinto a Bergamo e qua gli è mancata tanto. Vince anche l'Udinese con il Chievo per 1-0 con un rigore inesistente, per me inesistente, perché quello poteva vedere 8, 15, 35 volte, ma si ha spinta, quello si butta, poi gli casca addosso perché sta per terra, mi inciampo, però veramente inesistente. E poi lì la sfiga di Sorrentino che sta dando il tutto per tutto per salvare il Chievo, e quando ci mette il tutto per tutto non basta, perché poi parà un rigore, la palla gli rimane lì. L'Udinese, ragazzi, è veramente noiosa, è veramente una squadra noiosa. Ora, io avrò detto sta cosa e qualcuno mi dirà tipo ma dici così perché l'Udinese ti ha battuto. No, la Roma quest'anno ha perso contro tutti praticamente. Abbiamo perso praticamente su 20 squadre, con 16 ci abbiamo perso in un modo o nell'altro, o pareggiato, quindi anche col Chievo da 2-0 a 2-2, pensate in casa, quindi quanto possa essere in casa. Però l'Udinese è proprio una squadra noiosa questa, no? Mi annoia da morire. Le ho viste tante di partite persone dell'Udinese, una più noiosa di un'altra. Zieglar è un cagacazzi, veramente, gli ha dato rigore all'Udinese contro il Chievo, che per me manco c'era, era ancora lì a rompere le balle all'arbitro, e poi nel finale che si lamentava, ha preso il giallo, si lamentava. Mamma mia, Zieglar, mamma mia, Zieglar. Vince anche l'Empoli a sorpresa 3-0 contro il Sassuolo, questa non dico niente perché non l'ho vista. Ho visto la diretta su Sky con Genoa Lazio, Udinese Chievo. Da son oggi non c'ho voglia di vederlo, anche perché oggi con la Fiorentina già mi avevano dato dei problemi, ogni 3x2 si bloccava, quindi ho detto non l'apro manco per sbaglio. Però insomma, complimenti all'Empoli che 3 punti a casa li porta e vince 3-0 anche con uno schiaffone di rovescio. Fatemi sapere un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi dà più di invito a lasciare un mi piace, in caso non tenete un dislike. Grazie e vi visto questo video, buon ciao all'Allen come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.